Di nuovo buongiorno a tutti voi, ben ritrovati. Sono Guglielmo e sono soprattutto in compagnia di una presenza sicuramente più gradevole, più talentuosa, più tutto, Annalisa. Ciao, buongiorno. Eccoci, buongiorno, buongiorno. Allora, riprendiamo il nostro ciclo di interviste e partiamo da te che in questo momento hai conquistato, insomma, un bel traguardo già ieri sera, un parziale traguardo molto importante. Com'è stato tornare sul palco dell'Ariston e cantare su un palco vuoto, di fatto? Da un palco vuoto? Sì, effettivamente sì, però in realtà c'è tutta l'orchestra che ti fa sentire davvero avvolto da una bellissima energia. C'è la gente a casa e la percezione che sia tanta gente che ti sostiene, che c'è, io ce l'ho tantissimo perché comunque mi sono arrivati un sacco di messaggi, mazzi di fiori nella camera dell'hotel, un sacco di davvero conferme e tanta voglia di farmi arrivare un affetto pazzesco. Quindi ti dico, mi concentro su queste belle energie. È stata una bellissima partenza, sono felice come una Pasqua, non me l'aspettavo, è stata una grandissima sorpresa per me e spero di andare avanti così, anzi sempre meglio. Brava, brava, mi piace questo spirito, che poi tra l'altro non si è mai pronti, no, per arrivare all'Ariston. Tu hai detto un po' come una prima volta, anche se tu comunque hai una discreta esperienza in materia dopo qualche anno. Ma sì, guarda, secondo me il palco dell'Ariston non si impara mai, c'è sempre un'emozione pazzesca, una tensione incredibile dietro il palco, è davvero unica. Chiaramente quest'anno forse ancora di più, perché tutte queste cose un po' diverse ti fanno sentire tanto senso di responsabilità, oltre all'emozione per la tua performance, per il tuo progetto, per la tua canzone, insomma che vada tutto bene, c'è anche la sensazione proprio di essere lì a fare una cosa importante, no? Qualcosa di davvero forte, un grande simbolo di musica, no? Di ripartenza, di tante cose. Ecco, ce l'abbiamo tutte nella testa, secondo me, e quindi la tensione si fa sentire, assolutamente. Il palco di Sanremo non si impara mai. è sempre la prima volta. Tra l'altro, tu arrivi con una canzone, 10, che parla di un momento molto difficile, quello del distacco da una persona a cui si vuole bene, una canzone che hai scritto in quarantena, è una canzone dove alla fine racconti qualcosa che cade un po' a tutti noi. Vorremmo che fosse l'ultima volta nella vita per metterci una pietra sopra e poi puntualmente non è mai l'ultima volta, ne servono diverse. C'è un po' di autobiografia, c'è un po' di te in questa canzone, un racconto di qualcosa di tuo? Ma assolutamente è sempre autobiografico quello che faccio, però io non la vivo così negativa, io la vivo positiva, cioè nel senso per me bene. Il fatto di dire non è mai l'ultima volta è perché ci credi, no? In realtà è una canzone d'amore, sì, però il racconto dell'amore di una coppia è simbolico, chiaramente tutti ci si rivedono ed è una figata, mi ci rivedo anch'io. Però c'è dentro proprio la volontà di inseguire la passione, no? Cioè, che poi può essere anche la musica per me, ad esempio, può essere una grande passione che in qualche modo ti dà l'energia, no? Ti fa accendere quel fuoco, quella scintilla che ti fa venire voglia di realizzare i sogni, provare a porti degli obiettivi, inseguirli. E quando è così, anche quando sembra difficilissimo, no? Perché poi le passioni sono travolgenti, nell'essere travolgenti in senso romantico c'è anche il momento di turbamento, no? Però non puoi mollare, no? Non è mai l'ultima volta, ce ne saranno sempre altre 10, no? E questo è il senso, cioè, quindi io la giro in modo bello, cioè io volevo comunicare questa cosa qua, la volontà di non mollare, ma anzi di lottare per inseguire le cose in cui credi. È un messaggio forte, soprattutto in questo periodo, perché poi siamo tutti un po' portati a, come posso dire, a sentirci quasi sconfitti, no, in questi mesi. La voglia di mollare a volte è più forte, no? Manca un po' di tenacia in tutti noi in questo periodo.
Perché è difficile, no? Vediamo intorno le cose che cambiano e di certo il cambiamento molto spesso ti coglie impreparato, non sai come affrontarlo, no? Però alla fine nel cambiamento forse c'è sempre anche qualche cosa di buono e si impara qualcosa di buono anche su noi stessi, ecco. La cosa fondamentale secondo me è appunto viverlo come un'occasione di evoluzione. No? E magari ci si porta dietro comunque anche nella poi ritrovata normalità che arriverà, secondo me, ci si porta comunque dietro un insegnamento e qualche cosa che altrimenti non avremmo forse pensato. Un desiderio per Annalisa per questo 2021, un progetto che ti sei posta e che vorresti realizzare prima di salutarci. Guarda, io ne ho tantissimi di progetti. Dal punto di vista lavorativo sono veramente super focalizzata sul mio album, sull'uscita del mio album che è alle porte, il 12 marzo esce, subito dopo Sanremo. Quindi attualmente io cerco di fare il meglio possibile, ogni giorno il meglio che posso su quel palco lì, che è fondamentale. Poi esce il mio disco e cercherò di fare di tutto per riuscire a dargli la luce che merita. E poi invece dal punto di vista così mio, privato, vorrei tanto andare in vacanza, vorrei tanto Brava! andare in vacanza a fare un bel piatto, se si può, Dove? Dove? Una meta? Un posto? lontanissimo, alle Lontano. Hawaii, una roba così. Beh, tu hai già la tua meravigliosa Liguria, tra l'altro, no? Che ha dei bei posti anche per andare in vacanza vicino casa. C'è un posto a cui Assolutamente, sei io affezionata sono della super Liguria? Un fortunata. posto a cui Scusami. sei super affezionata della tua Liguria? Beh, i posti a cui sono affezionata di più chiaramente sono quelli dove ci sono le mie radici, no? Quindi c'è un posto che amo moltissimo che si chiama Parco della Delasia, è una riserva naturale, è molto vicino a dove abitano i miei genitori ed è un luogo dove molto spesso si va a fare le passeggiate, le camminate, proprio diciamo un bosco, e poi a un certo punto si arriva in un'altura dove c'è un panorama fantastico e non so per quale ragione, ma in questi giorni ci sto pensando molto. Cioè non penso magari alle spiagge stupende della Liguria dove vado e che amo moltissimo, ma penso a quel posto lì, forse perché è proprio casa, cioè le mie Bene. radici vivono. Va bene, allora in bocca al lupo ad Annalisa sia per Sanremo sia per il nuovo album, Nuda 10, grazie e dacci dentro. Sì, forza e coraggio e in bocca al lupo per questa avventura. Andiamo! Viva il lupo!